Bella Capone, bentornati, siamo di nuovo su Clash of Clans, anche stavolta da solo purtroppo perché, come sapete bene, io e Enrico, vabbè, Clash of Clans solo con Harry, abbiamo comunque problemi a vederci, però i video non devono mancare ovviamente nel canale, quindi dobbiamo appunto portarli anche se da soli. Oggi appunto su Clash of Clans parleremo della war precedente e della nuova war che appunto sta per iniziare, che tra l'altro è stata avviata oggi. E poi penso faremo il nostro solito attacco di compagnia. Quindi, boh, andiamo su Clash. Vi faccio vedere com'è andata l'ultima war. Se adesso mi ricordo come si fa. Allora, lo fare così: registro di guerre, dettagli. L'abbiamo vinta, che non è andata male. Vi faccio vedere come sono andati i miei due attacchi. Io ho attaccato l'1 e il 2. Vi faccio vedere il replay dell'1. Dove? Era un villaggio che mi ha fatto un po' screllare, se devo essere sincero. Allora, no, voglio fare così. Ok, non era così tanto difficile perché non era proprio maxato, ecco, però mi ha fatto abbastanza sclerare. Comunque, ho attaccato con due golem, scusate, tre golem, tre pecca e vabbè, reali 20 maghi. Adesso vi faccio vedere, ho buttato l'assalto e vabbè, per i golem in modo che poi attaccassero lì. Poi maghi dietro, mettiamo per due così appunto. Facciamo un po' più veloce, è uscito il P.E.K.K.A., io ho buttato la velenia, poi i maghi hanno fatto il loro dovere e poi vabbè, ho continuato ad andare avanti, poi ho buttato le truppe del clan e i miei P.E.K.K.A. che purtroppo mi hanno fatto un po' il giro, purtroppo i P.E.K.K.A. sono troppo bastardi. Per fortuna il mio re è andato dentro, che ha fatto insieme alla regina lo sporco lavoro perché hanno preso il municipio. Poi vabbè, ho usato l'abilità del re, quella della regina ho aspettato perché non mi sembrava necessario, avevo ancora una furia. E alla fine diciamo che l'ho vinta, appunto ho fatto 3 stelle, però ho avuto un po' di terrore, diciamo, perché l'ho vinta all'ultimo secondo, anche perché purtroppo i pecca mi facevano il giro, quella regina mi ha salvato abbastanza il culo e alla fine, grazie un po' di fortuna, un po' che non era maxato, alla fine ce l'ho fatta e va bene così. Poi ho fatto al secondo di nuovo 3 stelle, infatti ho fatto un'ottima war secondo me. E questa era facile, sapevo di vincerlo. La prima cosa che ho fatto è buttare giù con i maghi ai laterali perché sennò sapevo che poi non riuscivo con i tempi. Poi 3 golem sotto, un assalto appunto per farli entrare. Anche se poi vabbè, quella Tesla mi ha un po' fregato, ma vabbè. Anche qua devo essere sincero. Mi ha un po'. Cioè, mi sono un po' preso male per il fatto che hanno fatto un po' il cazzo che volevano. Nel senso che ora vedete un po'. Se non mi ricordo male, tra l'altro non fanno. Non entrano direttamente, ma fanno un po' il giro. Però adesso non mi ricordo benissimo. Infatti, i P.E.K.K.A. sono andati tutto esterno. Mamma mia, quanto ho dovuto screlare perché li ho pregati tutti fare in modo che, per fare appunto in modo che poi rientrassero in qualche modo. Anche se poi alla fine me la sono cavata la regina, non l'avevo ancora, infatti non l'avevo ancora buttata malissimo la mia regina tra l'altro, perché l'ho buttata in un punto in cui non dovevo buttarla e poi ho tirato una cura sui golem perché appunto mi servivano vivi che dovevano fare appunto da scudo, sapevo che prima o poi mi sarebbero servite. I P.E.K.K.A. alla fine posso dire che hanno fatto un buon lavoro esterno, però non devono fare il giro, è quello che un po' mi scazza. Comunque andiamo avanti al per 4. È andata, insomma, ho fatto anche qui 3 stelle. Ho diciamo avuto un po' più di terrore, però vedete appunto come dicevo i golem, sapevo che mi sarebbero serviti più avanti. E intanto la regina colpiva tutto il resto. E boh, ho fatto le mie 3 stelle, perciò 6 stelle portate in war e abbiamo vinto. Ora siamo su una nuova war. E a me spetta ovviamente il corrispettivo, il primo, e poi al massimo il secondo, teoricamente, se qualcuno non dovesse farcela. Ma penso proprio di sì, perché come ho sempre detto non è un grandissimo clan il nostro. È già più ovviamente più difficile dell'ultimo che ho dovuto attaccare. Penso attaccherò con la stessa tattica di 3 golem, 3 pecca e 20 maghi, perché almeno so di arrivare al municipio e 2 stelle dovrei farle. Attaccando da qua sotto, appunto attacco verso la torre delle arciere, ci metto l'assalto in modo che mi prende sia queste truppe qua, appunto dove c'è lo stregone, gli altri due stregoni e poi dovrebbe andare avanti verso il municipio teoricamente l'assalto. Poi tutta linea teorica questa perché sappiamo che i P.E.K.K.A. poi faranno il loro giro, ma comunque i golem so che vanno sulle difese.
E perciò attaccherò questo così, mentre poi il secondo lo vi ah, il secondo è una cavolata. il secondo appunto è una cavolata perché non è maxato per niente. Andiamo a fare un altro un attacco insieme, vediamo se ok, non ho niente e cerchiamo magari di fare un muro insieme. Allora, riattacco con la mia solita cosa, due golem, 5 curatori, 22 maglie, poi i reali. Dobbiamo trovare almeno un 250.000 di oro, perché appunto devo fare un muro. Questo non mi interessa. Comunque, ci vediamo quando trovo la partita. A dopo. Ok, ragazzi, l'ho trovata la partita. E cioè, più che trovate, questo qui è un inattivo, si vede chiaramente. Non so se punto alle stelle o meno, punto a prendermi le risorse, che è la cosa più importante. Perciò direi. Allora, vediamo quante risorse ci sono. Direi che qua faccio che fare così e dietro ci butto un po' di questi. Ok. E poi faccio così in modo che dovrebbe prendermi. Ok, questo facciamo così. E poi buttiamo questa così e questo così in modo che io poi posso. Ta-ta-ta-ta. Tanto l'Elisir, ripeto, non mi interessa, sono strafull di Elisir, non ne ho bisogno di altro. Poi dovrei prendermi l'oro che ce l'ha. Allora facciamo così. Buttiamo un po' di questi, purtroppo stavolta mi sa che mi manco l'Elisir, perché c'è l'Elisir nero. Perché devo spuntare per di più allora, infatti così sono arrivato già a 550.000 e sono a posto. E allora sapete che vi dico, io butto tutto, vediamo se quei maghetti là riescono a prendere appunto l'elisir nero. Sì, perfetto. Ok, io direi che butto questi qua e questi qua, così sono a posto e mi sono preso anche un po' di elisir nero. So che non vincerò, non importa, non ho neanche tra l'altro guardato la regina che morisse, ma va bene. Ogni tanto perdere coppe ci sta, e perciò arrendiamoci, vaffanculo. Facciamoci il muro, siamo quasi alla fine. Noi ci salutiamo qui e spero che il video vi sia piaciuto. Ci vediamo nel prossimo video. Bella a tutti! Take my heart off glass, give me